la verifica dei presenti. Segretario. Vantaggiato. Presente. Cafaro Davide. Stanca. Presente. Durante Rita. Presente. Russo. Presente. Durante Marco. Presente. Pandelli. Presente. Nuzzaci. Presente. Scardino. Cagnazzo. Presente. Gervasi. Stanca Federica assente, Matteo Dario assente. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è una proposta di autorizzazione per una rettifica su alcune deliberazioni consiliari. Allora, sì. Allora, il primo punto, il più importante, sì. Siamo nei termini per approvare appunto la variazione di assestamento quindi generale, perché entro il 31 luglio quindi di ciascun anno i consigli comunali devono approvare questa variazione di assestamento, da cui viene effettuata appunto la verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita del bilancio, compreso il fondo di riserva, il fondo di cassa, e al fine di assicurare il mantenimento appunto del pareggio di bilancio. Appunto si è attivata a seguito di una procedura di verifica e di ricognizione delle varie voci di entrata e di uscita del bilancio, per cui si sono rilevate delle necessità di apportare quindi delle variazioni alle dotazioni assegnate, per cui passo la parola al sindaco per i dettagli. Grazie Presidente. Presidente, mi prendo la libertà di correggere una sua... è un dettaglio di natura tecnica, dove praticamente la variazione di assestamento non scade il 31 di luglio. Il 31 di luglio scade una salvaguardia degli equilibri di bilancio. È un tecnicismo, no? Perché il termine per ultimo per fare le variazioni di bilancio è il 30 di novembre. Essendo che prima la salvaguardia degli equilibri era fissata al 30 di settembre, mentre l'assestamento era al 30 di novembre, adesso il legislatore, affinché i conti pubblici abbiano praticamente un allineamento, perché naturalmente quando si arrivava a novembre ormai i danni erano già fatti, fissa un termine intermedio vicino al semestrale, al 31 di luglio, in modo che l'ente sostanzialmente ponga riparo alle eventuali mancati introiti o ai eventuali spese eccessive. Di conseguenza si chiama variazione di assestamento generale perché in buona sostanza si va a livellare il bilancio. Mi sono preso questa libertà. No, benissimo. Allora, al netto di questo, insieme all'ufficio di ragioneria abbiamo approntato naturalmente questo assestamento di bilancio sulla base anche delle esigenze che sono emerse dagli uffici, perché naturalmente, come avrete ben notato, ci sono delle minori entrate derivanti da una situazione generale, vuoi da situazioni contingenti, tipo minori entrate derivanti dalle violazioni stradali. Perché? Perché a dicembre è stato distrutto il semaforo della via di Lecce, di conseguenza il fotoraid non è più in funzione e diciamo molte sanzioni stradali in una sostanza non si sono verificate, non si sono potute accertare, di conseguenza c'è stato un grande ridimensionamento dell'entrata. Infatti abbiamo avuto una minore entrata stimata di 30.000 euro, al cui si sommano tutte delle minori entrate derivanti dal piano finanziario Tari, non so se vi ricordate, approvato non più tardi di un mese fa, dove il nostro fabbisogno era di 940.000 euro, mentre il piano finanziario approvato da Ager era di 880.000 euro, con un sbilancio di 600.000 euro, cosa che praticamente quello sbilancio andrà a essere coperto da minori spese derivanti da un ritardo nell'eventuale gara di appalto del servizio di igiene urbana, e naturalmente da un'altra parte di soldi che il Ministero ha stanziato al Comune
per andare a integrare le somme, le minori entrate derivanti dalla chiusura delle attività, oltre a degli abbuoni che lo Stato ha concesso e il Comune di fatto ha concesso nei confronti di tutte quelle attività che durante il periodo Covid sono state chiuse. Al netto di questo, nella variazione di bilancio abbiamo evidenziato una somma di 144.000 euro che c'è stata, che ci verrà erogata da parte della Regione. Molte di quelle somme fanno parte anche del bilancio vincolato, dell'avanzo di amministrazione, scusate, di cui una parte è vincolata a spese già preventivate dell'anno precedente, e abbiamo utilizzato una parte dell'avanzo di amministrazione libero. Dell'avanzo di amministrazione libero 60.000 euro sono state destinate all'attività, all'appalto di illuminazione per la realizzazione del nuovo impianto illuminante della via alla circonvallazione, via Raimondello Orsini, di cui utilizzeremo 140.000 euro derivanti dal trasferimento statale e 60.000 utilizzando l'avanzo di amministrazione. La legge ci obbliga anche, scusate se passo da una parte all'altra, però il caldo è traditore. L'avanzo di amministrazione, la norma ci obbliga a coprire eventuali debiti fuori bilancio, naturalmente al netto delle somme previste di debiti non coperti in precedenza, che sono in una maniera chiara evidenziati nelle premesse della delibera. Abbiamo stanziato una parte, destinato una parte all'acquisto del frantoio ipogeo, una parte all'acquisto di una tela del 1700 che riguarda Matteo Dafuri, un contributo nei confronti della Curia di 10.000 euro per il restauro di un'altra tela danneggiata 30 anni fa da un furto subito, e più tutta una serie di interventi che naturalmente gli uffici ci hanno segnalato, fermo restando che residua un'ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione che in un prossimo futuro decideremo come eventualmente destinare e quant'altro. Credo di essere stato esauriente, sono a vostra disposizione per qualche delucidazione o meno. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Ok. Allora, votiamo per approvare appunto la variazione di assestamento, quindi generale. Chi è favorevole? Unanimità. E adesso deliberiamo per rendere appunto, per dichiarare immediatamente eseguibile l'atto. Unanimità. Approvato. Approvato. Grazie assessore e consigliere. No, io mi è stato segnalato. Allora, il secondo atto successivo quindi al primo è appunto appurato che la variazione di assestamento generale proposta è passata, quindi l'organo consigliare deve provvedere appunto a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, per cui passiamo alla votazione e anche per questo atto chi è favorevole? Facciamo l'intervento. Ok. Allora, chi... Io, sì. Allora, la verifica degli equilibri di bilancio è un obbligo normativo, è praticamente un atto, è uno degli atti più importanti. Allora, la verifica degli equilibri di bilancio è un atto fondamentale della vita amministrativa del Comune. Infatti gli atti fondamentali sono l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti se non viene approvato nei termini, il più delle volte il prefetto nomina un commissario ad acta e poi seguirà lo scioglimento del Consiglio Comunale, perché la mancata adozione della verifica degli equilibri di bilancio corrisponde
alla mancata adozione del bilancio, perché in buona sostanza, non approvando la verifica, perché la verifica, allora, questo è un documento di natura tecnica che sostanzialmente politicamente si chiude nell'approvazione. Perché? Perché la proposta viene fatta dall'ufficio, la proposta viene fatta e l'ente politico, l'organo politico lo deve necessariamente approvare, perché l'organo politico può anche decidere di non approvarlo. Perciò la discussione serve paradossalmente a contenere effettivamente la questione della verifica. È chiaro che l'assestamento di bilancio approvato nel punto prima sostanzialmente va a riequilibrare dove ci potrebbero essere degli squilibri. Naturalmente approvato, giustamente come diceva il Presidente, approvata la variazione di bilancio assestamento, gli equilibri sono salvi. Fatti salvi gli equilibri, l'amministrazione può andare avanti. Però di fatto va chiarito questo aspetto. Grazie Presidente. Quindi, non, cioè, sì, se non ci sono interventi possiamo appunto deliberare su questa proposta e su questa delibera, quindi importante, per cui come chiude questa delibera, dice non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento quindi di riequilibrio, per cui possiamo votare e capire chi è a favore di questa delibera. Unanimità. Per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, votiamo. Unanimità. Allora, grazie. Sì, il terzo punto è appunto un'autorizzazione a rettificare delle deliberazioni consiliari adottate in 4 sedute e nella delibera, insomma, li avete potute leggere quali sono, in cui appunto occorre fare quindi delle rettifiche. Però per specificare meglio che cosa è accaduto vorrei passare la parola alla segretaria. Posso, Presidente? Ah, no, c'eravamo. Ah, vi eravate. No, vabbè, ma lo posso dire io, sì, senza problemi. Niente, c'è stato praticamente un refuso, un errore dell'utilizzo del sistema e praticamente le delibere sono state, tra virgolette, firmate da, in una maniera non proprio chiara e legittima. Di conseguenza urge la necessità di essere sanate sostanzialmente. Perché? Perché queste delibere sono di fatto, erano di competenza del Presidente e sono state sottoscritte invece dal Sindaco. Essendo per una questione formale, queste delibere vanno sostanzialmente regolarizzate. Oh, prego. Praticamente noi diamo atto della regolarizzazione di queste delibere. È solamente un problema di natura tecnica. Sono andato bene, segretario? Grazie. Prego, segretario. Il tema tecnico è dimostrato anche dal fatto che nel prospetto, la prima facciata, il sistema non ha aggiornato con la figura del Presidente a presiedere le sedute di Consiglio, cosa che invece chiaramente tutti abbiamo visto, e quindi ecco perché non si è aggiornata né l'impostazione grafica della prima facciata né l'indicazione del Presidente nella parte finale della delibera. Era solo per chiarire questo ulteriore problema tecnico. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole perché, per autorizzare questa rettifica? Consigliere Stank. Stanca Federica, sì. Ok, unanimità. Per rendere immediatamente. Ok, unanimità. Allora, questo è un punto integrato in cui appunto l'ASI ci chiede di prendere atto di una variante del proprio piano, insomma, particolareggiato dell'agglomerato industriale Soleto quindi Galati. Deve entrare, consigliere? Prego, siamo all'ultimo punto, quindi può ascoltare adesso. Ok, sì.
Quindi agli atti è giunto questa delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, in cui il Consorzio appunto specifica che per nuove esigenze produttive di alcune aziende vorrebbe appunto modificare alcuni propri lotti, ma per un miglioramento questo, e di conseguenza la zonizzazione e viabilità appunto del proprio piano territoriale. Per cui la cosa su cui appunto si potrebbe dire i confini dell'agglomerato industriale Galatina-Soleto, no, quelli rimangono invariati, per cui c'è un prospetto dove ci sono appunto le destinazioni dei lotti con i vari il territorio com'è suddiviso, e quindi anche il nostro quindi dirigente dice che è conforme al piano di fabbricazione vigente del nostro comune, per cui questa presa d'atto è sottoposta quindi al Consiglio Comunale, perché insomma deve favorire o meno insomma questa proposta. Sindaco, se lei vuole aggiungere qualcos'altro. Praticamente nulla se non andare a rettificare alcuni confini. Infatti, se avete ben notato, mancano gli allegati, ma dal prospetto riepilogativo allegato alla presente delibera, dove dice piano vigente o proposta di variante, in una sostanza la superficie complessiva non cambia, cambia soltanto riducendosi di pochi centinaia di metri l'area per strade, parcheggi e fasce di rispetto, nonché il numero di metri di alcuni lotti occupati. Si tratta in buona sostanza di un ridisegnare la nuova. Ci sono interventi? Non ho registrato. Ah, pure. Va bene. La seduta del Consiglio, dichiaro la seduta chiusa. Sì, prima di congedarci vorrei solamente aggiornarvi su un qualcosa, qualcosa che sostanzialmente dovrebbe renderci contenti tutti, in buona sostanza, anche perché lo abbiamo votato tutto a unanimità, di conseguenza. Senza intoppi, con la speranza che non ci siano intoppi di natura dovuta praticamente da impegni dal giudice o meno, nella giornata del 5 di agosto dovremmo perfezionare l'atto di acquisto dell'immobile dell'OVP. Tutte i tasselli della segretaria ci siamo stati praticamente a seguire gli avvocati e quant'altro. Penso che siamo arrivati a dire la parola fine per la questione dell'opera Pia. Perciò ci tenevo a dirlo a tutti quanti, il giorno 5 avremo un ulteriore motivo per poter festeggiare. Oltre alla festa della Madonna delle Grazie, festeggeremo anche l'opera Pia Madonna delle Grazie. È una coincidenza, però per chi ci... No, guarda, grazia ricevuta proprio no. Diciamo che praticamente... Oggi sudiamo perché fa caldo, ma abbiamo sudato per fare altro. Non mi chiedete, cioè non ringraziatemi, per la sauna non abbiamo fatto nulla. Grazie.